Ma come dicevo, potrebbe anche poi questa eventuale riforma anche venire davanti alla Corte Costituzionale, quindi preferisco non rispondere. A parte il fatto poi che non voglio occuparmi più di, se non per pochissimi intimi, di riforme costituzionali. Potere del Capo dello Stato, è una domanda che vedo frequentemente girare. Qualunque riforma può portare o un'accentuazione o una riduzione di potere del Capo dello Stato. Non c'è dubbio. Potrei anche, se vuole qualche volta, possiamo anche fare una chiacchierata, citare un'infinità di riforme che hanno accresciuto i poteri del Capo dello Stato e le altre che le hanno invece diminuite. Dipende dalla scelta politica che vorrà fare questo Parlamento, auspicando che avvenga con una maggioranza più ampia, cioè i 2/3, ma è nient'altro che un auspicio sulla base della graduatoria di scelta indicata dall'articolo 138 della Costituzione.